Siamo in uno degli spettacoli che offre la Sardegna, Marina Cala de Sardi, il Marina più verde d'Italia, la base dove noi veniamo sempre a girare i video di Onavigo. E questo video che vi vado a presentare è un video particolare, fa parte della serie Magliette Nere. Voi vedrete che tutte le persone che sono sull'imbarcazione oggetto del video non hanno le magliette rosse, come succede sempre, ma hanno le magliette nere, quelle che noi facciamo fare appositamente per le lezioni di Roberto Ferrarese. Chi non conoscesse Roberto Ferrarese, vi dico soltanto: 2 volte alle Olimpiadi, 3 volte in Coppa America, 3 volte campione del mondo. Più che sufficiente per dire che è un grande velista. Sicuramente è uno dei velisti più conosciuti in Italia, ma oltre ad essere un velista, Roberto è anche uno psicologo dello sport, ed è proprio probabilmente questi studi che gli hanno permesso di essere così abile nelle spiegazioni, nella didattica. Infatti adesso vedrete nel video quanto gli rimane facile spiegare. L'oggetto di questo video è il timone. Come timonare con poco vento, come timonare con tanto vento. In video con Roberto Ferrarese, Chiara Anzillotti. Detto questo, ringraziamo ancora una volta NSS Charter, proprietaria di Cala de Sardi, per averci dato le barche e l'assistenza per girare questi video e ad averci ospitato in questa base, e andiamo a sentire cosa ha da raccontarci Roberto Ferrarese. Roberto, siamo appena usciti da Marina Cala de Sardi in una bellissima giornata di vento. Ci sono dai 25 ai 28 nodi e è un momento perfetto per capire come si conduce la barca con tanto vento. Sì, certo. Sì, raffiche a 25-28, nella media 23-24, però sempre un bel vento sostenuto. Qui bisogna timonare con leggerezza, ma tenendo il timone ben fermo. Ci dobbiamo sforzare per non muoverlo, soprattutto quando arrivano le onde, sentire proprio la pressione sulle braccia in modo da fare meno attrito possibile con la pala del timone. E poi ovviamente in questa condizione non possiamo pretendere di portare i filetti del fiocco paralleli, perché sbanderemo tantissimo, e quando la barca sbanda, a parte che va di lato, ma non rispetta più la famosa VMG, okay, la Velocity Made Good. Un'altra cosa molto importante, soprattutto oggi che il vento viene qui da terra, così forte, cambia molto sia in intensità ovviamente, ma anche in direzione. Quindi quando ci arriva un vento, diciamo, in tondo, favorevole, dobbiamo accompagnare la barca in modo che non ci abbia un angolo sbagliato con la direzione del vento. Okay. E quando invece il vento ci dà scarso, dobbiamo accompagnarla alla poggia piano piano. Qui la barca ovviamente deve essere molto bilanciata, e questo sia se stiamo facendo una regata o se stiamo facendo una crociera. Come sempre, quindi, è un lavoro di squadra tra i regolatori delle vele e il timoniere. Normalmente, ecco un bel rafficone, normalmente il timoniere comunica al randista se ha troppo timone o poco timone, in modo da equilibrare la barca e avere veramente il timone fermo e la barca bilanciata. Sì. Quindi l'obiettivo, Chiara, più o meno, è che se lasciamo il nostro timone la barca vada sola, come in questo caso. Perché okay. Sono ben regolate le due vele, la barca è bilanciata, quindi anche in crociera è molto più confortevole navigare così. Quindi se avete il timone troppo duro, sicuramente bisognerà mollare un pochettino di randa. Se invece il timone è troppo neutro, la barca tende ad andare alla poggia, converrà a cazzare un po' di randa e sempre verificare, lasciando il timone, vedendo la barca dove va. Ok. Quindi questo è quello. Se arrivano rafficoni più forti, ovviamente dobbiamo compensare subito orzando leggermente per depotenziare la barca. Se invece il vento cala, poggiamo appena qualche grado, magari 2 gradi, 3 gradi, per dare velocità alla barca e continuare così. Quindi è sempre un gioco di potenza o per depotenziare. L'equipaggio si muove sempre, ovviamente in questo caso in regata sta tutto sopravvento, per cercare di dare
più potenza la barca, quindi peso fuori si dice, e in crociera anche perché comunque si sta più comodi che sottovento, quindi sopravvento e più velocità, più potenza la barca. Ok, grazie Roberto. Roberto, abbiamo appena fatto la nostra bellissima bolina, abbiamo capito come si porta la barca di bolina e adesso ci siamo messi in una bellissima poppa per capire come portare la barca di poppa. Sì, ci sono 25 nodi sotto raffica 28, anche 30, e qui come sempre, ovviamente in questa andatura siamo un po' più in comfort perché il vento apparente, cioè quello che sentiamo, è molto meno, però dobbiamo stare sempre attenti al timone, quindi normalmente i movimenti sono sempre leggeri col timone, sotto raffica, quindi nei momenti di maggiore intensità cerchiamo di poggiare leggermente, quando cala magari riorziamo per ridare più spunto alla barca, più velocità. Sempre un lavoro importante con il randista e il regolatore del fiocco. Ovviamente qua stiamo simulando una crociera, abbiamo vele bianche, randa e fiocco, sono ben regolate, il timone è morbidissimo, lo possiamo lasciare, la barca va da sola. Se fossimo in regata avremmo uno spinnaker o un Jennaker. E ovviamente il discorso cambia, è molto importante veramente stare tutti attenti, fare un bel lavoro di squadra, soprattutto ricordarsi per sicurezza che se lo spi o il Jennaker dovessero sgonfiarsi, la barca diminuisce molto di velocità e quando lo spi o il Jennaker si rigonfia, il sail trimmer deve essere bravo a mollare un po', quindi ad ammortizzare un po' la pressione eccessiva sulla vela per evitare che magari la vela si rompa. Certo. Quindi questi sono un po' i consigli, la regolazione della barca è perfetta, noi stiamo navigando tranquilli anche se c'è questi 28-30 nodi, ma siamo veramente tranquillissimi. Grazie Roberto per questa lezione molto interessante, penso che a questo punto siamo pronti per tornare nella pace di Marina Cala di Sardi. Esatto, io ringrazio tutti e sono contento di aver lavorato con voi e a tutti i nostri ascoltatori gli trasmetto solo il benessere che ci può dare questo blu del mare, il blu più chiaro del cielo e come sempre l'essere umano ha bisogno di spazi aperti, ovviamente quando siamo in natura produciamo endorfine, quindi trovate il modo di ritagliarvi sempre un po' di tempo per stare all'aria aperta, avere un orizzonte più lungo, produrre quindi endorfine ed essere più felici tutti. Grazie Roberto. Video particolarmente interessante, almeno io la penso così. Se la pensate nella stessa maniera, non mancate di farcelo sapere e dateci il vostro like. Detto questo, io penso che possiamo passare ai ringraziamenti. Ringraziamo innanzitutto Roberto Ferrarese per essere venuto dalla sua Bari qui a Marina Cala de Sardi in Sardegna per fare con noi questo video. Ringraziamo Roberto Tamburelli, armatore del Forest Gump 3, e soprattutto ringraziamo Guido Bernardi, il suo skipper, una persona che ci ha aiutato tantissimo sia nella preparazione che durante il video. Infatti, come avete visto nelle immagini, non si è mai fermato un attimo. Ringraziamo infine NSS Charter, la più grande società di charter in Italia, per tutto l'aiuto che ci ha dato e per l'ospitalità a Marina Cala de Sardi. E non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video di SVN Solo Veranet.